Cioè, manca un mesetto alla doppia trasferta. Quest'anno non so per quale fortuna, per quale congiunzione astrale sia successo, ma è successo. E spero anche di essermela guadagnata, pur non essendo assolutamente, non sono un fenomeno, però credo di essermi guadagnato questa doppia convocazione. E abbiamo un mese per mettere un po' a punto le cose, per cercare di arrivare preparati, perlomeno per quanto sia possibile essere preparati e dare il massimo che Berti Ferruccio è in grado di dare. Comunque non lasciamo niente al caso. Mancano 30 giorni, oggi è già un po' che mi alleno, ho messo a posto l'arco, sembra che tutto vada bene, se ovviamente rilascio bene, se faccio un buon follow-through, eccetera, eccetera, tutto più o meno con il materiale funziona. E certo bisogna fare le cose per bene. E una cosa interessante che faccio normalmente è quella di tirare 70 metri. Tiro a 70 metri perché è una distanza impegnativa, sul bersaglio da 122 e mi permette di verificare molto bene l'andamento della mia preparazione, perché gli errori si notano immediatamente, molto di più che tirare a 50 metri, e quindi di apportare le dovute contromisure. Mi accorgo subito se il rilascio non è adeguato, se non sono in linea, se gli allineamenti, l'equilibrio dinamico, tutti i fondamentali non sono ok. Ancora meglio che contare i punti. 70 metri, lo vediamo, è laggiù, mamma mia, è laggiù in fondo, ecco, lo vediamo. Quasi non si vede, sono 70 metri. Normalmente tiro 16 frecce per volta, perlomeno in questa fase. Diciamo che il mio allenamento, in questa fase ho previsto di tirare circa 250 frecce al giorno, anche 300 se riesco, 250-300 frecce al giorno e a 16 frecce per volta, quindi faccio un buon carico, cercando comunque di tirarle con grande qualità. Molte frecce, quantità e qualità contemporaneamente. Però devo fare un bel po' di carico. E questo lo facciamo nei primi 20 giorni. Nei prossimi 20 giorni, utilizzo questo tipo di programmazione. Naturalmente inserisco poi un sacco di contenuti all'interno della mia programmazione, che sono quelli che abbiamo già visto negli altri video, no? Anche dal punto di vista mentale, dal punto di vista dei contenuti, dal punto di vista della respirazione, dal punto di vista del self-talk, dell'imagery, eccetera, 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 che non mi accorgo neanche più di fare, che faccio normalmente. E spero che mi tornino utili, durante la competizione. Siccome la competizione sarà molto lunga, perché sono 15 giorni, praticamente sono 9 gare in 15 giorni, e anche dal punto di vista fisico sarà molto impegnativo, quindi anche curerò anche un pochettino la forma fisica con delle camminate e se riesco anche bicicletta, soprattutto in salita, anche per mantenere l'apparato cardiocircolatorio in buone condizioni. E sì, perché poi quando uno è stanco il ragionamento poi non è più quello ad hoc che si ha durante le fasi di allenamento. Quindi cerco di stancarmi e di capire come poi opportunamente poter raggiungere il massimo della mia carica, nonostante la stanchezza. Niente. Ora vediamo queste 16 frecce 50 metri, vediamo come vanno, ho già fatto qualche prova,
attualmente vado abbastanza bene e poi vediamo anche il proseguio dell'allenamento.
come ho detto, un ottimo allenamento è tirare a 70 metri, anche perché a 70 metri gli errori non sono, sono subito evidenziati, quindi gli errori di rilascio. E poi diciamo che sembra quasi di tirare in salita, quasi quasi devi fare una specie di tipper per esserci dentro. Tiro 16 frecce alla volta. Beh, questa è andata bene, diciamo, è un ottimo volè, non c'è dubbio. E questo è il mio allenamento. Inserisco sempre 16, 32, anche 48 frecce a 70 metri. Anziché tirare alla paglia, preferisco tirare a 70 metri, perché a 70 metri, come ho detto, gli errori sono più facilmente interpretabili. Certo, non è che sempre viene così, è stata un po' fortunata. Come vedete, anche tutti i buchi non sono sempre nel centro, però insomma questa volta la rosata non è male, sono 16 frecce, ci sono 2-7, insomma, cominciamo a ragionare come tiro. Ok, ora ritorniamo sulla linea di tiro.